Presentato a Teramo presso l'Hotel Sporting il primo trofeo d'Abruzzo di pallacanestro organizzato dalla Fondazione Ballone. Torneo dal carattere internazionale, vista la presenza del Bayern Monaco e delle Cap Atene che si confronteranno con le compagini italiane Scaligera Basket Verona e Libertas Victoria Pesaro. Le gare si svolgeranno presso il palazzetto dello sport intitolato a Tino Petrini il prossimo 24 e 25 settembre, con Rete 8 che seguirà le finali del torneo. Con il commendatore Agostino Ballone, insomma, un evento che sa di passato per quello che ha dato Teramo al basket e il basket a Teramo, è una speranza anche per il futuro, forse l'iniziativa è nata anche per questo. Io direi soprattutto per il futuro, certo veniamo da una storia importante, abbiamo avuto per tantissimi anni il massimo livello del basket e quindi crediamo che ci sia anche una sensibilità ancora presente in città ma non solo. E quindi siamo qui a riproporre un evento importante, un trofeo internazionale con squadre super blasonate e quindi credo che sarà sicuramente un evento apprezzato. La fondazione ha nei suoi obiettivi quello di promuovere, di valorizzare, dopodiché non è un elemento gestorio, ecco, quindi noi stimoliamo il nostro territorio attraverso eventi anche importanti, questo del trofeo lo è sicuramente, ma siamo stati impegnati anche nel settore della cultura, abbiamo ospitato il premio Campiello, abbiamo fatto la mostra su D'Annunzio, insomma tutta una serie di eventi che sono stati da stimolo e quindi questa si segue la scia appunto che abbiamo intrapreso. Lo sport fa squadra, no? Questo termine viene usato spessissimo in tutti gli ambiti, no? E noi vogliamo fare squadra con le istituzioni che sono presenti e devo dire sostengono in maniera importante le nostre iniziative e quindi è un momento di rilancio del nostro territorio. L'avvocato Antonetti, si parla di basket, basta un cognome per rappresentare questo gioco a Teramo soprattutto e non solo. Sì, è un flash di ritorno per un nobile evento che la Fondazione Bruno Ballone ha organizzato, veramente facendo degli sforzi importantissimi. Si tratta di un evento internazionale di grandissimo prestigio che coinvolge dei club storici della pallacanestro italiana che coinvolgerà tutto il territorio abruzzese, si chiama infatti Trofeo d'Abruzzo. Il nostro obiettivo è di coinvolgere i giovani per far vivere live questo evento e quindi abbiamo organizzato con le scuole, con tutte le scuole della regione, con l'istituto provinciale scolastico, abbiamo organizzato un accesso promozionale, soprattutto un evento all'università dove usciranno tutte le scuole superiori di secondo grado la settimana prossima, il 20. A lei chiedo, perché posso dire che è il massimo esperto, chi vincerà il trofeo d'Abruzzo? Beh, la favorita dovrebbe essere il Bayern Monaco, che è una squadra di Eurolega, squadra straordinaria, che l'anno scorso ha fatto i quarti di finale per i playoff Eurolega. Però secondo me c'è un livello molto alto e quindi non sono escluse sorprese.